Allora, la situazione è praticamente invariata. In Lumines Volbeat Ninjask Beautifly, non so se avete una vaga idea di che cosa significhi che stiamo per andare a affrontare Fiammetta. La live ha tardato di 2 minuti perché ero sul calcolatore a cercare di capire come reggere Fiammetta. Vi ricordo ovviamente, con Amazon Prime la sub è gratuita, ed è gratuita anche Vampata di Torkoal al 29, che vi distruggerà. Oh no, oh no, è già iniziato il momento in cui impazzisco. Rompere rocce è il nostro desiderio principale. Picchiatelo a sangue. Guarda, abbiamo la coppia che scoppia in campo, incredibile. Oh, devo rilasciare un'intervista. Purtroppo le bestemmie non ci sono su Pokémon. Irene Picnic Girl, Sru. Beh, l'ultima volta non è che sia andata super bene con Shroomish. Vediamo, ok, perfetto. Finché fazione, fantastico. Missale 1! Missa! Sì, fallisce, vai stupido. Nabo! Giù, brutto colpo, easy. Oh no, è la nuova Alessandra. È proprio la nuova Alessandra. Grazie mille, grazie Silvio per i 100 bit. Ero partito, insomma. Grazie Silvio per i 200 bit. È il turno di coso campeggista. Grazie Silvio per i 300 bit. Oh no, adesso... grazie Silvio per i 400 bit. Sensdrew, aiuto. Espandi, Per chi fosse su YouTube, si stesse chiedendo che cos'è. Questo è il mio Twitch. Funziona così, generalmente. Distruggilo con attacco. Turbo sabbia. Ok, perfetto. Non vedo niente. Bocelli. Allora, questo qua, vedetela un po' come pre-fiammetta. Bracciere, vedi? Allora, la giocata. La giocata. Cammino ardente. Top 10 grotte inutili. Guarda la sfida di Saturnino Brandifuoco. Questo qua ha provato a fare il provino per entrare nel Team Galassia. Ha evidentemente fallito. Ed ora è qui insieme a noi. Perfetto. Livello 25. Signore e signori, ripeti. Questa è la chiave per provare a battere Fiammetta. Oh, buon dì, dottore. Sassata. Aia. Se non crit, sbadiglio. Bello! Oh, ma com'è bello giocare così, zio! Addio! Ma non siamo morti, perché siamo fortissimi, vi ricordo a tutti, migliore streamer italiano. Quanto è forte Volbeat, santo Volbeat da Owen. Fateci un'iconografia, un culto. Tu avrai poco di tipo lotta, perché comunque li ricordavo diversi i tipi lotta. Allora, non fare... Mandaci Volbeat che regge De Cristo. Signora, ma quanto regge Volbeat? Ma ragazzi, ho Volbeat best Pokémon del team attualmente e manco volevamo prenderlo. Stavi raccogliendo cenere vulcanica? Assolutamente no, però qualcuno a breve raccoglierà le mie ceneri. Questa è la chiave per battere Fiammetta. Adoro i Pokémon, sono Miguel del fan club. Ascolta quello che ho da dirti. Il mio dolce Pokémon. Ma che cazzo è successo, ragazzi? Guardiamo le cose positive. Non mi è andato giù Ninjask, ok? Oh Gesù, beata ombrellina. Io ho bisogno di altri beati, ma tipo i santi. I santi mi servono. Quelli sì che sono dei beati che mi interessano. No, no, non ho cure, no, non ho cure, non ci credo. Oddio, sto cazzo. Sì, no, tu andrai giù così. Oh no, c'ho solo loro. Scusate, io non voglio più giocare questo gioco. Mamma, portami a casa, ti prego, no, veramente, mamma, sto... Oh, creepy, ciao, sono Anna. Anche questa! Che panico! Grazie. Con queste ali ti spaso via in un attimo, eh. Bravo, 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 sì. Vai a centro Pokémon! Vai a centro Pokémon! Vai a centro Pokémon! Via! Devo curare! Devo depositare il mio cadavere! Si levi!
Volevo proprio fare questa cosa. Serve insegnare fossa a Ninjask, ok? L'unica possibilità che abbiamo di sopravvivere alla paura e al terrore. Adesso entro in modalità tryhard. Oh no, questa è una lotta in doppio. Una volta che c'hai Arnaldo, è duro da buttare giù quello. Quello è forte. Poi appena dopo Alici ti pigli... Dopo le alici, che sono dei pesci molto buoni, ti pigli Heracross, Pinsirn. Qui sto con Volbeat, capisci che la situazione... Ed è quello forte del team, pensa. Voi due, immagino voi non abbiate Koffing con autodistruzione. Voglio dire, Avaiada, Senior Junior. Tutto sotto controllo. Noi dobbiamo essere felici per Illumise, perché se davvero amavamo Illumise, se davvero volevamo il loro bene, allora lui è andato in una dimensione in cui è più felice. Dall'alto ci guarda e ci protegge, insieme a Shedinja, che è morto per la seconda volta nella sua vita, e insieme ad Astox, che forse non sarebbe mai dovuto nascere. Ci sta l'avventuriero che c'ha il Pokémon di tipo terra fuoco. Perché no? Ha perfettamente senso. Isabella. Giusto su Pokémon posso essere cercato da così tante tipe, perché voglio dire... Noi del team Idro amiamo il mare. Il team Magma è il nostro nemico giurato. Trama ridicola, ok? Voglio espandere il mare. Allora siamo noi nel giusto. Perché vogliono espandere la terra e noi il mare. Quindi meglio il mare. Sono un professore, mi chiamo Cosmi. Mi dia il meteorite e taccia. Ah no, aspetta, il meteorite non ce l'hai tu. Effettivamente te l'hanno appena scavallato. Che stupido che sono. Signore e signori, non ho dubbi che tu debba la tua vittoria a Shroomish, essendo il Pokémon più forte della challenge. Ebbene sì, dopo essere stato chiamato da Rosita di Banderas, direi che la mia capacità di fare colpo sulle tipe in Pokémon, e solo, aggiungo, su Pokémon, è ormai comprovata da evidenti prove scientifiche. Eccoci qua. Io col cazzo che vi affronto nelle lotte in doppio, ma proprio col cazzo. Ok, il problema è che io con Sfuriate me la rischio molto, perché questo mi fa attacco d'ala, capito? Io mi sto facendo tanti problemi, ma secondo me Volbeat può farcela da solo, sai. Oh Cristo, va bene. Secondo me Volbeat potrebbe bastare. La terra è importante perché è la culla della vita. Gli esseri umani e i Pokémon ne trarranno un gran vantaggio. Sì. Lo dice Wilmer, 57 anni e spiaggiato da 20. Parte la sfida di Max, terrorizzatore delle folle, Maitina. Volbeat, c'ha bracere, voglio dire. Non mi vuoi shootare, amica. Forza segreta. Ne ha usate davvero due... Non burnarmi, non me lo merito. Quanto è forte Volbeat, santo Volbeat, Tauena. Fatemi finire sto percorso, poi ragioniamo. Cuor di lava. Allora, la situazione adesso è questa. Noi abbiamo bisogno di provare a fare... noi abbiamo bisogno di pregare che non setti giorno di sole. E che non è che abbiamo molti modi per evitare che setti giorno di sole. Possiamo giusto pregare e livellare molto. Proseguiamo la prossima volta con Smeraldo e affrontiamo Fiammetta la prossima volta, così ci prepariamo per bene, visto che la situazione è nel panico.